Terzo pareggio consecutivo in casa della Futsal San Giovannese. Dopo alcune affermazioni di rammarico, Mister Tori è tornato a vedere la sua squadra e a vedere il bicchiere mezzo pieno. Terzo pareggio però sabato un pochino meglio, sia dal punto di vista dell'intensità di gioco che anche come qualità di gioco siamo stati sempre partiti. Poi andava bene perché pareggiare all'ultimo secondo di gioco è andata bene, un punto guadagnato, però nell'arco dei 40 minuti penso non abbiamo demeritato, anzi abbiamo avuto più occasioni di loro, e a parte i primi 5 minuti iniziali poi la partita è stata sempre condotta da noi dal primo al 40° minuto. Per le prossime 2 settimane gli azzurri giocheranno in casa in 2 sfide interne molto dure. La prima domani alle ore 16 al Tenso Statico di Piazza Palermo contro il Poggi Bonzi. Loro hanno senza dubbio il miglior allenatore della Toscana, insomma certificato anche da premi che vince ogni anno, però è una squadra che rispetto alle altre è molto meno fisica, almeno questo è quanto la squadra di Cristian Busato sono, insomma hanno parecchio con il gioco, la tecnica. Io penso sia un... penso sarà una bellissima partita sia per il pubblico che per noi a giocarla. Oh, sono 2 partite difficilissime. Come ho detto l'altra volta, il campionato è talmente equilibrato e queste 2 partite possono essere sia un crocevia importante, sia nel bene che nel male. Perché se queste 2 partite non facciamo risultato, per noi diventa veramente dura. Non tanto perché non è recuperabile, ma perché mentalmente, psicologicamente potremmo avere diverse difficoltà.